Partirei dal dato scientifico che più mi ha colpito di questo tavolo, che Dio ce la mandi buona, perché serve anche l'accompagnamento dei piani alti. Io sono assolutamente un convinto sostenitore non del diritto, ma del dovere di ritorno nel contesto dei paesi civili sviluppati che hanno anche nel nucleare una fonte di produzione energetica. Ho fatto la prima veloce riunione stamattina con una persona che lavora in Francia e, paragonando ovviamente il costo energia sia della bolletta domestica che per l'impresa, c'è un meno 30 o un meno 50. È chiaro che in prospettiva competere come aziende italiane partendo da un più 50 rispetto ai vicini francesi è complesso. Quindi è assolutamente doveroso farlo. Mi conforta la ricerca demoscopica di SVG, che poi mi leggerò oggi pomeriggio andando verso Padova e poi stasera scendendo verso Roma. Anche se così non fosse, non cambierei opinione. Io penso che questi anni siano quelli fondamentali per mettere la freccia in corsia di sorpasso, non solo perché abbiamo dal mio ministero 39 miliardi cash sul PNRR, tra sistema ferroviario, stradale e autostradale nei prossimi anni quasi 200 miliardi da mettere a terra. Certo, il modello Genova non è applicabile sempre e ovunque. Io sono arrivato in ufficio un anno e mezzo fa con oltre 100 commissariamenti. È chiaro che quando il commissariamento segue a un evento eccezionale, impronosticabile, c'è una ratio. Quando il commissariamento diventa la norma per superare la norma, evidentemente il problema sta a monte, non sta a valle. Quindi si stia ragionando, il nuovo codice degli appalti permette di risparmiare ovviamente un anno, vedo degli amministratori locali, nella fase istruttoria dell'apertura cantieri. I numeri dicono che mentre noi siamo qua a Pavia con quell'edificio rosso che non conoscevo, che poi andremo a visitare, oggi ci sono più di 400 stazioni che producono energia grazie al nucleare. Certo, i temi sono il costo, parlavo dell'esempio francese, è chiaro che mal contati la coppia di reattori Macron, probabilmente per recuperare un po' di consenso, ha annunciato i 6 nuovi reattori in costruzione più gli eventuali altri 8. È chiaro che mal contati tu arrivi per la coppia intorno ai 25 miliardi, è chiaro che devi moltiplicare per 6 e fai i tuoi calcoli. Io penso che siano soldi assolutamente ben spesi, perché altrimenti la decarbonizzazione e il Green Deal sono chiacchiere ideologiche senza nessun riscontro a terra. Non esiste decarbonizzazione senza il nucleare. Questo dovremmo dirlo ad alcuni pseudoambientalisti che chiedono di decarbonizzare girando in bicicletta. Purtroppo la seconda potenza industriale d'Europa può permettersi di girare in bicicletta il sabato al Parco Sempione, però se vuoi produrre, evidentemente hai bisogno di fonti di produzione che possono essere evidentemente le energie rinnovabili, eccetera, eccetera, ma io ricordo che prima della guerra scatenata dalla Russia, era, se non ricordo male, autunno 2021, l'impennata del costo energia dipese dal fatto che in una parte del continente europeo, a partire dalla Germania, c'era meno vento. Quindi è chiaro che tu non puoi dipendere dal vento e dal sole, soprattutto in un periodo di cambiamento climatico. Il nucleare ha il grande vantaggio di essere una fonte di energia costante nel tempo, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Io spingo perché il governo italiano anche su questo superi alcune perplessità esterne e entri a pieno titolo, non da osservatore, ma da membro permanente dei tavoli internazionali che sono aperti sull'energia nucleare. Perché finché partecipiamo da osservatori, gli altri decidono le regole e si suddividono il bottino, e quindi noi non vorrei che fossimo osservatori del successo altrui. La potenza al mondo in questo momento, non devo dirlo a voi, però è interessante anche dal punto di vista geopolitico, visti i momenti che stiamo vivendo,
che più sta correndo da quel punto di vista è la Cina, e quindi evidentemente anche dal punto di vista geopolitico prevenire è meglio che curare. I tedeschi, per controbattere alla potenza nucleare francese, avevano fatto accordi con la Russia sul gas, e abbiamo visto come è andata a finire. Non vorrei che un domani il problema non fosse più russo ma fosse cinese, perché ormai la tecnologia cinese sta correndo. Quello che mi conforta è che le università italiane comunque hanno continuato a sfornare ingegneri di ottima qualità, nonostante l'Italia si fosse auto esclusa dal contesto nell'87. C'è il dibattito giuridico, ma per tornare nel contesto dei paesi civili e sviluppati occorrerebbe o no un altro referendum? Perché il vecchio referendum non disse di no al nucleare, disse di no ai contributi pubblici, eccetera. Io lo dico chiaramente oggi, secondo me, questa è la mia idea, per tornare pienamente, orgogliosamente, consapevolmente nel contesto dei paesi sviluppati, io non avrei paura ad andare di fronte agli italiani a chiedere l'ok, a chiedere il via libera, piuttosto che fare battaglie sotterranee. Certo, c'è il problema del fatto che i referendum in Italia possono essere abrogativi, quindi qua evidentemente magari potresti solo abrogare la norma abrogata, quindi capisco che sia un po' complesso, però io vorrei il via libera del popolo italiano. E ci sono state polemiche, ricordo anche, ringrazio il Corriere, la giornalista del Corriere, quando io dissi da milanese, per superare la formula facciamola però cortesemente dall'altra parte, Milano in questi giorni è capitale mondiale del design, del mobile, capitale mondiale della moda, di calcio non parlo perché è meglio parlare di altro, però io ho detto facciamola in quella che è la capitale europea dell'innovazione, facciamola a Milano. Mi ha incuriosito della ricerca di SVG il fatto che i più contrari, fra virgolette, sarebbero i residenti nei grandi centri urbani, che di solito sono quelli più radical chic, e lo dico da milanese. E quindi, se bisogna guardare al futuro, partiamo da casa nostra, non da 20 chilometri, anche da 5. chilometri, perché è troppo comodo dire sì sì l'Italia deve tornare alla potenza nucleare, però cortesemente facciamola lontano da casa. Lo sto vivendo in questi 18 mesi da ministro delle infrastrutture. L'alta velocità è bellissima, anzi c'è la gara ad avere nuove fermate dell'alta velocità, tanto che io ogni tanto devo stoppare i sindaci, perché se faccio 28 fermate di alta velocità, l'alta velocità finisce di essere alta velocità evidentemente, però ovviamente quando il 5% della gente contenta, però devi procedere a espropri, avvicinarti ad alcuni insediamenti residenziali. Guardiamo al ponte. Il ponte noi l'abbiamo rivitalizzato dopo anni e anni di torpore. È un'infrastruttura, non è, in Italia si riesce a politicizzare anche un ponte. Non è un ponte sovranista, un ponte leghista, è un ponte, il ponte fa il ponte unisce, il ponte collega, il ponte è un acceleratore di sviluppo infrastrutturale, economico, ambientale e sociale, però anche lì fascicolo aperto in procura, ricorsi, controricorsi, lavifauna, littifauna, tutto il resto. Io sono convinto che occorra fare in fretta, perché se perdiamo altri mesi dicendo ma tanto ci vorranno almeno 6 o 7 anni, e se ci vorranno 6 o 7 anni nel 2024 ci vorranno ancora 6 o 7 anni nel 2027, solo che avremo perso 3 anni di tempo. E noi abbiamo ingegneri italiani, alcuni li conosco, che stanno portando la loro sapienza e creando la ricchezza di altri paesi. È incredibile come ci siano ingegneri italiani che sono in Romania, che sono in Slovacchia, che sono in Finlandia, che sono espatriati in Francia per fare la fortuna di altri paesi. È una fonte di produzione energetica sicura. Poi abbiamo visto che cosa è successo a Suviana pochi giorni fa, quindi ho letto già giudizi sommari, io mi sono cucito la bocca, perché prima di parlare è meglio sapere che cosa
è accaduto a una fonte di produzione che è la più green, sostenibile, eco-compatibile, perché più tracciato dell'idroelettrico, però anche lì qualcuno è riuscito già a aprire il processo all'idroelettrico come se il problema fosse idroelettrico, peraltro con delle persone che sono venute a mancare, che erano di una professionalità e di un'esperienza assolutamente pluridecennale, quindi non c'entra niente per gli elementi che oggi abbiamo per valutare il subappalto del subappalto, lì a volte poi c'è anche il fattore umano, questo lo dico perché sto portando in approvazione il nuovo codice della strada. È chiaro che tu puoi avere, noi abbiamo chiuso il G7 a Milano sabato, c'era di fronte a Palazzo Reale una Maserati curata dal Politecnico con guida autonoma che parteciperà alla 1000 miglia, in Lombardia ci sarà il primo treno a idrogeno che sostituirà la ferrovia gasolio Brescia Iseo Edolo, e tu puoi avere i mezzi, io sono stato sulla A22 a vedere gli esperimenti di guida autonoma, non della Smart, ma di auto articolati, con un auto articolato con autista, i tre a seguire senza autista, ma dei bestioni di decine di metri, che escono, entrano dalle corsie, è una cosa incredibile. E certo, poi però c'è sempre il fattore umano. Anche la stessa intelligenza artificiale ha il fattore umano, che per fortuna, dico io, nel bene, nel 99% dei casi, ma nel male, ogni tanto è una concausa. Quindi, da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la mia competenza che non è diretta, però ovviamente a me serve una produzione energetica, noi abbiamo sotto la nostra responsabilità il tema dell'acqua e della casa, quindi evidentemente sono due temi per cui c'è strabisogno di produzione energetica, farò di tutto per accelerare i tempi. Da Vicepresidente del Consiglio conto di riuscire a portare in Consiglio dei Ministri il dossier, che ripeto è di diretta competenza di altri, ma ovviamente voglio accompagnarlo, perché il 2024 sia l'anno della scelta, sia l'anno della scelta e della responsabilità, con qualche mugugno di fondo, ma che d'altronde non manca mai, però non possiamo più essere interessati osservatori, dobbiamo essere protagonisti in prima linea, anche perché se si riapre il dossier dal 2025, se la matematica non è un'opinione, gli ingegneri hanno ragione, vuol dire che nel 2032, mal contato, dai il primo giro di interruttore. Il 2032 non è un anno a caso, perché il 2032, se tutto va come stiamo lavorando perché vada, primo treno sulla Torino-Lione, alta velocità, che per il nord-ovest significa un cambio epocale di passo, sempre 2032, primo treno sotto le Alpi in 25 minuti da Fortezza Innsbruck, 250 all'ora, alta velocità, che per il nord-est è un cambio epocale, 2032, primo treno che invece di metterci 3 ore per trasportare le merci tra Sicilia e Calabria, ci mette 10 minuti, e quindi anche lì un cambio epocale di prospettiva economica e, ripeto, ambientale. Io chiedo a tutti voi, e poi mi taccio, è chiaro che i vantaggi economici sono evidenti a medio e lungo termine, perché se uno volesse partire da Milano con una coppia di reattori, tu devi mettere 25 miliardi sul tavolo, con un investimento che ti dà un sicuro rientro nei 60 anni a venire, perché la Francia sta ragionando di questa ottica temporale, però è chiaro che tu per i primi X anni hai solo messo lì dei soldi e il ritorno non ce l'hai. Però il vantaggio economico è evidente anche a un bambino, al consumatore e all'imprenditore e all'utente finale. È fondamentale riuscire a sottolineare anche il vantaggio ambientale, perché altrimenti il net zero 2050, forse la Francia ce l'avrà, noi con tutto l'amore del mondo non ce l'abbiamo. Già oggi è difficile pensare di fare a meno dei combustibili fossili nell'arco dei prossimi anni. Già oggi è folle o ideologico pensare di mettere fuori mercato le auto a diesel e a benzina dal 2035, perché significa il suicidio e la resa incondizionata a chi sta producendo.
le batterie elettriche. Peraltro noi come Ministero stiamo lavorando come matti per mettere centinaia, anzi migliaia, sugli assi autostradali colonnine di ricarica. Poi però i numeri dicono che se tanti italiani facessero quella scelta, tu arrivi a Ferragosto a decidere se l'energia che ho la uso per l'aria condizionata nelle case di riposo e negli ospedali o per ricaricare le macchine dell'esodo di Ferragosto. Quindi è chiaro che bisogna ragionare in termini un pochino più ampi, e quindi la scelta nucleare è inevitabile se si vuole andare verso un Green Deal vero. La transizione ecologica non può fare a meno del nucleare, altrimenti è una transizione ideologica. Questo bisogna avere il coraggio e l'onestà di affermarlo, e io spero e farò di tutto. Vicepresidente del Consiglio non può sperare. Vicepresidente del Consiglio deve prendersi degli impegni. In questo caso gli impegni sulle infrastrutture, dalla diga di Genova alla Brescia Verona Vicenza, alla Napoli Bari, al ponte sullo Stretto, all'allargamento di Malpensa, al ponte sulla Becca, al ponte di San Benedetto Po a Mantova, al ponte Manzoni a Lecco, ormai un master in ponti, anche se non era esattamente il mio core business al liceo e all'università, però mi prendo l'impegno, per non lasciarvi con delle belle parole, a fare di tutto perché l'intero governo italiano nel suo complesso entro il 2024 riporti l'Italia nel contesto dei paesi civili, sviluppati e ambientalmente sostenibili, ma seriamente, non a chiacchiere. E se servisse anche un passaggio referendario per chiedere il via libera ai cittadini italiani, sono il primo a proporre e a promuovere una raccolta di firme, perché sono convinto che il popolo italiano abbia capito dov'è il futuro e dov'è il passato. Quindi vi ringrazio, perché mattinate come queste sono assolutamente importanti per il nostro paese. E buon lavoro. Ringrazio il pontefice a questo punto, Matteo Salvini, facitore di conti. No, allora, adesso c'è un'interruzione, si riprende alle 14:30, sotto sarà servito.